antipatico. Colazione con tramezzino e caffè dell'Osono. Buonissimo. Ho preso il JR Pass, ho fatto tutto. Adesso stiamo aspettando le 10:16 perché c'è il nostro treno. Sono ruotati i sedili. Guarda. Eccolo. In pratica puoi decidere se stare da un verso o dall'altro. Eccoci, siamo arrivati a... Dove siamo? Siamo Come si chiama questa Yomo stazione? Yomokogen. Ha un look così familiare al mio paesino in Veneto che mi sto... mi fa quasi strano. Ci verranno a prendere con uno sciattolino del posto dove ci siamo concessi uno ryokan. Cos'è il ryokan? Che non so se... È quella struttura tradizionale alberghiera, molto old school, con appunto queste cose con i tatami, con i futon. Ma hanno sempre le hot springs o è questa in particolare in questa zona? No, sono la struttura alberghiera fatta così. Noi l'abbiamo combinata, ce la siamo concessi, ci sta. Fighissimo. Siamo scesi qui. È gigante, c'è tutto sto spazio per la valigia. Wow, quei piumini. Questo è l'ingresso e poi questa. Ma è la c'è stanza. La vista. No. E si chiama Sakura questa stanza. No, che bello. Dov'è la mia, il mio sake? Non lo so. No, non ho parole per descrivere la gioia di questo posto. E dello snack. Wow, una vista. Ma la vista sul ponte, tra l'altro. C'è che simpatico. Allora, abbiamo capito da quello che ci hanno detto che nelle aree comuni bisogna usare questo. Devo dire, delizioso vestitino in realtà. E questo è da tenere nelle aree comuni, mentre nei bagni, solo uomo, solo donna, devi andare nudo. Per andare in giro dobbiamo mettere questo. Tu sei bellissimo. Ci hanno anche fatto scegliere il colore che scende questo qui. Tutto un po'. C'è scritto vicini per la vita, no? Sì. Ok. Stai benissimo. Stai benissimo. Io non so, se forse ho scelto un colore che non è nella mia armatura. Non so se così è già su. Eccoci. Ci sta molto lungo, così ti puoi fare un'infiocchettatura. Stai troppo bene tu. Del fit check perché c'è la parte invernale. Sta questo, devo dire, comodo. Bene. Questo è bello, Molto. Allora, come si sta? Siamo venuti a fare una pausina di merenda. Forse facciamo una partitina a carte e poi andiamo alle terme, però di dentro. Tra l'altro non ho potuto fare riprese perché vabbè, si potrebbero fare le riprese, le foto fino a quel ponte. Dopo magari un dopo ponte, esatto. Però poi giustamente per rispetto della gente non si possono fare foto né video. Anche se in realtà in queste terme qui fuori si sta vestiti con la palandrana, quella marrone. Che vi faccio vedere prima. Questa è la view dal ponte. Ciao! Che bellino! Camera nostra! Bella! Freschetto! Allora, è arrivato il nostro momento preferito, che bramavamo come poche cose. Un sacco di mini porzioncine troppo belle. C'è della carne, quello da mangiare crudo, lì c'è un piccolo hot pot. Questo non ho capito, ma questa è una cosa... La dobbiamo fraiare, non vi... Ma questa si mangia! L'ambiente è così... Bello. Siamo tornati dopo la cena. Scopriamo com'è o no il futon. Wow, ma che simpatico! Ma come l'aspettavo? Ma sono dei fagottini. Wow, bello il fiumino. Non male. C'è la torcia perché le terme rimangono aperte, quelle fuori, fino a mezzanotte. Infatti, c'è anche gente che avanza. C'è il calore dal pavimento del tatami. Colazione, dov'è la mia colazione? Prima fare un bagnettino mattutino e poi la colazione. Un nuovo onsen, sì. E poi un atto che così dentro troviamo un questo... atto vero. Sì, sì. Facciamo qua a fare la colazione ed è effettivamente una colazione tipica giapponese, quindi c'è l'insalatina, queste cosine salate, l'uovo onsen, queste che sono da mettere sempre nel, a scaldare nell'hot pot, zuppina, riso, questo chissà cos'è, boh, altra roba che Beh, si sta scaldando. Ce l'ha messo adesso al momento. Ah, è te allora, ok. Sì.
E poi possiamo prendere il caffè alla station. Non so se prenderlo dopo magari. Sì. Che carini. Hanno fatto anche un po'. Mamma mia. Da lì profondi. E questa deve essere la mascottina del Boston, perché c'era anche lui. Guarda, c'è scritto Bumba Chan, perché si chiama Bumba. L'aria, ecco. Bellino. C'è la stazione di Kanazawa. Allora, dato che l'Airbnb fa il check-in alle 3, abbiamo preso le crocchette e poi in teoria andiamo comunque a mangiare altro al mercato del pesce di Kanazawa. No. Siamo arrivati. Ah, cavolo. Cavoli, ha pure la cucina così. Bello. Ha anche un gigarmadio. Il balcone. Ma bella. In teoria qui c'è la strada delle geishe, dove c'erano almeno le case delle geishe. Questi sono i fluffy pancake, io volevo tantissimo provare. Sono fluffoni. Mamma mia. È la merenda più fancy che abbia mai fatto nella nostra vita. Sì, che soffici. Gattocchio, ma era grossissimo. Mi sa un sacco di... ovviamente memoria di una geisha. Ho recuperato da pochissimo, quando eravamo da noi le ultime sere abbiamo fatto un recuperone dei film classici sul Giappone. A Kyoto, quindi dovremmo andare a Kyoto prima di... beh, quello... oh, di vedere, ecco. Cavoli, quindi altro posto. Qual è il problema? Che noi vediamo un supermercato, ma gigante. Cavoli, noi vediamo supermercati, vediamo che hanno addirittura il parcheggio e niente, siamo entrati a Family Mart. Però quello è gigante. Anche a Kanazawa. Cosa vuoi fare? Farti un giro là? Se vuoi, cavoli. Il fatto è che poi prendiamo patate, burro e miele e il teino caldo. Mamma mia, con anche i ciliegi. È bello, anche senza sole è bello. È stupendo, sotto rosa, verde, acqua. Ecco il motivo per cui siamo venuti a Kanazawa, il museo d'arte contemporanea. No, dai, non siamo venuti apposta. No, le temporanee tutte chiuse, quindi vediamo se c'è qualcosa che si riesce a vedere di permanente. Speriamo. La famosa piscina. È quella, se ne vuoi fare una. Eh sì. In teoria è un'opera dove tu accedi da sotto e fa un effetto molto bello. Siamo arrivati ormai alla porta dell'Oden, abbiamo fatto la solita codina. Ce n'è un po'. Ma chissà cosa abbiamo preso. Sono arrivate anche queste patate friggiocchiate. Il taro che volevamo provare, perché vediamo, lo prendono tutti, sembra tradizionale. Esatto, cosa fa questa marmellatina. E anche quelle verdure lì fritte. Io non ho ancora capito se si beve poi sto brodino. Io lo assaggio. Quello dell'uovo io l'ho assaggiato. C'è la partita. Fa un po' casa, sì, fa un po' pub. È carino perché comunque impiantano con una certa cura. Cioè si vede proprio che adagiano le cose in modo che siano bene nel piatto. E tu hai detto che il nostro l'ha ridisposto perché non gli piaceva. Non gli piaceva come era venuto, come aveva messo una roba, allora le ha spostate e ha rigirato lo spiedino. Siamo nel quartiere detto dei samurai. In realtà ci sono queste villette, case. È molto bello. Ci passiamo adesso che è sera, magari di giorno anche deve essere figo, però devo dire che anche così adesso, tutto vuoto, pacifico, ci piace. È mattina a Kanazawa. Facciamo colazione in questo parco, sotto questi alberotti. Abbiamo preso la colazione al 7-Eleven. Che effetto che fa poi sto prato tagliato. Corto, raso, liberissimo, vuotissimo, fa un effetto di ampiezza gigante. Sì, è libero perché è anche molto presto, non sì. So. Sti paninetti sanno di, a parte di buono, di pasta cruda. Sono così soffici e non secchi che sembrano pasta cruda, cioè un po' quel sapore lì. E poi abbiamo provato il Baumkuchen del 7-Eleven, quello intero, che ci era piaciuto molto di Muji. E forse quello di Muji ci piace di più perché aveva un po' di granuli di zucchero. E in pratica è questa tortina in realtà tedesca, ma che piace un botto in Giappone. E in teoria vuol dire tipo torta albero, dolcetto albero. Sì, perché ha questi strati un po' come i tronchi degli alberi, come l'età degli alberi. Simpatico, dai. Ora siamo a vedere di passaggio il parco, anzi giardino, di Ken Rockwell. E c'era addirittura la guida in italiano. Che figo è che fanno queste strutture super a contrasto verticali.
per reggere tutti i rami, tutti ritorti. È bello, sembra. È bellissimo. Ecco, qua c'è il coffee, c'è un punto di ristoro. Mi sta il laghettino. E se ne stanno molto bene. Oh, adesso abbiamo fatto il check out. Siamo venuti a prenderci il sushi da questo posticino qua. Abbiamo preso per asporto e mangiamo in treno nel Thunderbolt, perché ieri abbiamo visto, ecco c'è anche un esempio lì, abbiamo visto che in realtà la gente in treno mangia, noi ci facevamo un po' di pare, ci sembrava una cosa che non faceva, e ce ne manchettano alla grandissima. E quello invece è il donburi con il pesce del giorno e lo mischi al momento al riso, insomma. Bello anche il tuo, Poi facciamo un assaggio incrociato. Siamo a Osaka ed è bella truly local. Dove siamo? Ma domani magari si spiego meglio. Adesso andiamo a mangiare. Che via! Wow! Tanto siamo impreparate, siamo usciti di casa senza sapere dove andare bene. Eccole! Questi! E anche quello col pesce palla. Oh. E sono fatti tipo carta. Mamma mia, questa quanto è brutta e fantastica. Le tazze pulcini. Urca, non avevo visto, c'è anche elefante. Non so se si vede. Mamma. Buongiorno da Osaka. Sono stati dei giorni di gran spostamento perché abbiamo fatto il JR Pass, quindi abbiamo sfruttato alla grande questa cosa, abbiamo preso un sacco di treni, ci siamo mossi molto. E niente, adesso siamo a Osaka. Per ora è molto diversa da Tokyo. Noi pensavamo ormai che tutte le città fossero un po' come Tokyo. Kanazawa era molto ordinata, perfettina, invece qua è decisamente più imperfetta. Non me l'aspettavo, più che hai detto anche tu edgy, avevi detto. Non dirmi che ho detto edgy, che è una parola che non dico mai nella vita. Per favore. È anche un po' più disordinato in certo senso. Banalmente, sulle scale stanno a destra. Tutti dicono in Giappone sono super rigorosi alla sinistra, no, qua stanno a destra, ma in realtà anche in mezzo, cioè c'è un po' più di spazio in giro. È opposto di quello che ti aspetti dal Giappone, sì. Normale. Sì. Altra cosa in più da dire è che noi ieri siamo arrivati e appunto questa cosa in realtà spero non influenzi la considerazione generale di Osaka, ma in realtà no, perché comunque già oggi ce la stiamo girando e c'è anche altro. Però abbiamo scoperto di aver preso la casa, che costava molto poco, su Airbnb, nel quartiere a luci rosse. Ieri mi sono detta un po' di cose su quel quartiere che si chiama Tashiba. È molto esplicito, è veramente straniante. Chiaramente non farò delle riprese perché appunto, a parte che non credo si possa, e poi non so, è un po' disagio. Ci sono questi negozi, ve li descrivo così almeno avete, e poi se siete curiosi potete cercare su Google. Ci sono queste serrande al piano terra dove praticamente c'è sempre una signora, una shura un po' più anziana a lato che gestisce la casa e quindi i conti, i soldi dei clienti che arrivano, e poi una ragazza più giovane, tutta conciata un po' come piace a loro, vestita da infermierine oppure da conigliette, cose così, truccate, bellissime, che sono un po' su una specie di tronetto lì in bella vista, tutte illuminate. Quindi niente, in teoria è uno dei quartieri a luci rosse più grandi di questa parte del Giappone, quindi la ovest. Ah, wow, bello. Building di Gaetano Pesce. In questo store di Semiyaki c'è anche uno spazio con una mostra per la collezione in collabo con questa artista giapponese. E c'è questa parte con i magneti. Super affascinante. Quella, sì, con i due colori. Rosso e nero, questa divisione. Bellissimo. Oh, incredibile, in teoria andiamo a mangiare in un posto dove abbiamo potuto prendere il biglietto e non stare in coda. Infatti è atipico rispetto al resto del Giappone che abbiamo visto. Quindi niente, possiamo fare un giro. La zona che è piena di vintage e ci ha consigliato Ken, il ragazzo che abbiamo conosciuto a Kuala Lumpur. Momento di togliersi le scarpe. Hanno anche i locker per gli ombrelli. No, ma questo posto pazzesco, cioè è proprio un tuffo.
Troviamo finalmente l'umurice, che io chiamo così, sicuramente non si legge così, non si pronuncia così, forse non si scrive neanche così, ma è la loro frittata che volevo provare anche a Tokyo, da Kisayu, con questa salsa che qui non è proprio ketchup, deve essere una salsa di pomodoro che fanno loro. E questa è una versione con il riso dentro. Ma allora non avevo capito. Buon appe. Effettivamente sono un negozio vintage dietro l'altro. Questi sono i carrettini che portano a scuola i bambini. Cioè, li usano davvero. Abbiamo intravisto dei mini pig, del mini pig caffè. Mamma mia, ma il gelato è freddo, il panino è fritto e caldo. Bello con questo passaggio sull'acqua. Dotonbori. Dotonbori. Oh cavolo. Questa è veramente impressionante, sta benissimo. Questo è pork e kimchi, mi sa, okay. E questo è quello con le patate e il formaggio. Una mina, questa è veramente strepitosa. Entrambe. E a differenza delle polpette che tipo abbiamo mangiato ieri sera, devo dire, pasticciate. E questa invece, essendo comunque, è comunque pasticciata, è ma un miscuglione, ma è super armonico, cioè ti crea un sapore perfetto. Sì, sì, regge da Dio, non ti stanchi, buonissimo. Noi adesso siamo così. Naviglio di Osaka. Oh, di qualcosa di intelligente tu. Vabbè, niente. Beh, spezza un po' il mur cittadino. Sì, bella. Bello il corso d'acqua. È come Naviglio. Oh, porca miseria, questo donkey. Ha una specie di ruota sopra, non lo so. Quello dovrebbe essere l'insegna molto storica, vecchia, quello che corre. E là c'è un pozzo di gente. Cacchio. Cacchio. Negozietto di gadget dove c'è la mascotte di Osaka, una e le varie. Nel senso che questa in realtà credo sia proprio la mascotte di Osaka. Però ovviamente hanno tantissimi anche polipetti qui, perché fanno che tutte le cose. Fantastici. Sì, i polipetti sono bellissimi. Vediamo, ah, eccocene anche lì. Penso ne abbiano un po'. Andiamo a vedere. Possiamo fare il nostro giro serale nei supermercati tradizionale, cioè non andiamo a letto se non abbiamo prima visto un supermercato. E oggi siamo in questo che ha un logo con il girasole ed è super desolato in questo momento. È molto tardi. Ha tutte queste insegne, tra l'altro, adesso spente, ma belle. Questa è la carne, questo è il pesce, c'erano i pickles. Buongiorno! Oggi stiamo andando a Hiroshima. Hanno le bento box bellissime. In treno ce le hanno un po' tutti. Chi se le fa a casa, chi magari le compra così. Quanto gli piacciono i treni! Guarda, questo è anche con tutte le figurine. L'ho spiato già prima. E poi hanno la parte di adesivi, così puoi personalizzarlo. Ma ce n'è un bel po'. Tu lo sapevi? Pensavo no, fosse una no. Cosa solo di Nara. Com'è? Ha visto che c'era un falchetto. È lì, è bellissimo ed è bassissimo. Davvero? Cioè, si guarda, vede? Lo puoi far vedere anche sì. Nel vlog senza binocolo, è gigante. Ecco il pranzo, abbiamo i nostri panini preferiti, quelli con l'insalata di patate, questo qua. Uno nuovo, mezzo tamago, mezzo tonno. E li mangiamo. Ci dire tamago? Questa, sì, tamago è la mia parola preferita, forse giapponese. Ah, e poi abbiamo anche gli onigiri, ovviamente. Io avevo l'onigiri. Ti do un po' dei miei. La tengo perché è stata un'emozione bellissima. Un pacco. E c'è di impicchiata. E le ha rubato un tramezzino dalla mano.
quel corvo è venuto a mangiarsi l'ultimo pezzo di panino che mi è stato rubato dal falco. Però un po' si è sbriciolato e ho cibato anche altri uccelli, cioè un altro falco. O forse era lo stesso che no, però ha finito il lavoro tornato... e quel corvo lì. E io, niente panino. Qua c'è una bellissima viettina che se uno piacciono le ostriche va pazzo. Perché fanno, deve essere una specialità di Hiroshima o almeno di questa isoletta, le ostriche fritte. E poi hanno un sacco di beveroni con il limone, perché ci sono i limoni. E niente, ci si può mangiare molto bene, devo dire. Ci sono un po' di codine, noi avevamo già il cibo, però ci sono dei buoni profumi anche. Pure c'è un gattino sul Daruma. Siamo venuti anche a vedere Hiroshima, o Hiroshima, perché appunto l'isoletta che abbiamo visto prima è molto vicina, però questa in realtà è la città. E questa è la ricostruzione del castello, che vabbè, ricalca appunto il castello storico, ma è ovviamente una ricostruzione dopo i fatti del 45, insomma, come tutta anche il resto della città, completamente ricostruita. È arrivato il suo momento, non era mai comparso su questi schermi, pur essendo video vlog sul Giappone. L'ho fatto vedere, è arrivato anche per me questo giorno. In realtà volevo farvi vedere una cosa in particolare di questo water giapponese, che vabbè, forse li conoscete già, sono i water più fighi che ci siano, perché ti fanno tutte delle serie di operazioni, tra cui avere la tavoletta già calda, quindi quando ti sei tiepida, ti lavano. Ma la cosa bella è che in questo tiri l'acqua... Esce l'acqua da qui, così ti puoi sciacquare subito un attimo le mani. In più si riempie il cassone, mi ha fatto notare Lore, quindi c'è un'ottimizzazione dell'acqua che poi va qui. E niente, poi vai a sciacquarti nel lavandino effettivo. Questo è Tobita Shinchi, il quartiere di cui vi dicevo ieri o l'altro ieri a luci rosse, dato che è mattina. Mi azzardo a fare delle riprese perché tanto appunto non ci sono le famose vetrine aperte, tipo questa è una, cioè capito, sono proprio così, qui c'è un'altra. Ma poi generalmente aprono, vabbè, probabilmente verso il pomeriggio e fanno un sacco luce, non lo so, faceva questo effetto per cui proprio non potevi non guardarle. Sì, sì. Erano delle scatole di luce. Andiamo che oggi si va a... Kyoto! Oh! Sì, non so se l'ho detto, ma noi stiamo girando come le trottolone appena arrivati a Osaka, così, perché stiamo ancora sfruttando il JR Pass. Possiamo fare dei giri grossi, quindi Kyoto, oggi. Station, Lawson Station, Lawson Station, Lawson Station, Lawson Station, Lawson Station. Asi, si asi, this is what I wanna be. Suddenly asi, si asi. Stiamo approcciando la nostra giornata. Intanto un po' di passeggiatina lungo fiume, giusto un pochino, per vedere sì, i sakura, belli cicciotti, belli, belli. E poi adesso siamo venuti a vedere di passaggio questo primo tempio. Però dovrebbe avere statuette di buddini, tutte con una cosa diversa in teoria, tutte con un'espressione diversa. È un cookie cutter museum, ma ne hanno di bellissimi. Guarda la mano anche. E quindi sono in vendita, per esempio. Sì. Sa. Questo è il Cristo di... Quanto? Però che bello, scusa, fare un biscotto con la Venere così. Ah, guarda come funziona. Stiamo per fare questa cosa. Migliori, 8 euro. Migliori acquisti della nostra vita. Di biscotti, esatto. Di stampi dei biscotti. Nelson Mandela, devo dire, bellissimo. E Venere, questa Venere, perché vabbè. C'erano tanti altri belli, però sì, questi, cioè, carino. Significativi Aranchi. Come questi. Sì, questi sono nostri, dai, prendiamoli. Dai, c'è anche la ricetta molto comprensibile, vabbè, però con il tradotto di finisce, per fare quelli loro. Che però non useremo perché i tuoi biscotti sono i più buoni di sempre. La ricetta della Steffi, diciamo, non sono mie. Non ha senso! Bella, È un tripudio di tutto ciò che ti aspetti dal Giappone. Eh sì, saranno tutte a Kyoto,
E sono... vedremo tutte le cose di Kyoto, ma tanto anche vederne solo una parte. Ma che roba! Ma loro... Stupenda. E qua c'è anche la vista della City. Ah, tra l'altro, vedete, hanno tutte le perline nei capelli, cioè hanno delle capigliature tutte elaboratissime. E è sempre bellissimo vedere come si acconciano, diciamo, anche nella normalità. Tipo l'altra volta c'erano delle ragazze a Tokyo, ne ho viste tante con la foglia oro tutta incellata nei capelli. E poi a livello di trucco, ma proprio questo anche proprio quando sono vestite in maniera non tradizionale, tantissime fanno un trucco, loro stanno facendo la foto a loro che sono meravigliosi, giustamente fanno un trucco sui toni del rosso, che è un colore abbastanza atipico per noi, diciamo, quindi un marrone molto rosso, e mettono sempre una strisciolina di glitter un po' trasparente, traslucido. La tigre con la tigretta piccola sopra, anche la principale vicino. Questa è la marca, il brand che ha inventato le salviette, quelle per togliere l'unto dalla faccia, da passarsi per non essere lucidi. Andiamo a vedere. Che packaging deliziosi. Non mi ricordo più ormai. Che cosa fai? Non prendi il gelato così? Mamma mia! Dai, assaggio. Io l'ho bevuto, l'ho mangiato, ho fatto tutto. Questi sono curiosissimi, non so cosa aspettarmi. Sì, erano incollati. Wow! Molto meno dolci di come me li aspettavo, non male. Bene, cavoli. Dai, assaggio anch'io, mi siedo. E la vista fuori comunque è questa. Cappuccino giallo. Ma sono bravissimi. Wow! Retrofront di opinioni. Libera, è la tutti libera, dietro le sbarre. Avete cento? Qua c'è un'altra via illegale, da quanto è bella. Esatto, è un tornado. E qua si vedono i sakura trasportati dall'acqua. Bella via anche questa qua. Abbiamo trovato per terra una specie di Tamagotchi di questo manga. Gli piace un sacco. E sì, niente. Abbiamo visto che la cosa che si può fare è dargli da mangiare. E lo sfamiamo. E se lo magna. Ci sarebbe anche una missione, potremmo provare a farla. Pausetta cibo. Anche per il picciotto, ovviamente, perché qua se non andiamo da mangiare i piccioni. Non siamo contenti. Oggi è una giornata di tante camminatine alternate a tanti piccoli pranzini. Adesso ad esempio siamo in questo tempio. Abbiamo visto che si mangia anche fuori dai tempi, cioè fanno un po' di banchettino. Che tipo c'è anche lui. Non riesco a girare. Ma ok, che ha la sua bento, è molto pacifico come luogo. Ha vari, non lo so, animaletti o personaggini. Aiuto. Ognuno ha spesso dei piccoli gadget fatti a mano. Cosa hai creato? E niente, eravamo venuti in questo perché oltre ad avere i piccioni qua, in teoria era dedicato alla colomba. Con il retro dei piccioni. Sì, anche a me abbastanza. Cosa hai generato? Mi ha chiamata indietro per vedere. È un onigiri. Era un onigiri. La situazione è gravissima. Parte un po' più seria. Quanti onigiri abbiamo mangiato al giorno? Media di 2 al giorno, credo. Anche 3. Questo è per me, non scherzo, un sogno che si realizza. Non so neanche da quanti anni l'avessi salvata le mie bacheche. Il look di questo campetto è sospeso nel tempo, guarda. Questo è un caffè che dentro dovrebbe avere struttura originaria, cioè essere un bagno, che si chiamano Sento, un bagno pubblico con tutte le piastre linee. Eccoci! Stiamo facendo una cosa che sognavamo di fare, che questo da un po'. Volevamo provare a mangiare in stazione.
perché dicono che il cibo delle stazioni dei treni sia molto buono. Avevamo voglia di ramen e ci mangiamo. Abbiamo preso tantamen, però hai tre piccantini, quindi io ho tantamen e questo che si chiama backpack soy. Ah sì. Sono anche arrivate. Ricordo che dai mas. Oh, l'ho spostato di nuovo. Eccoli qua. Sembrano anche carini. Abbiamo aggiunto l'ovetto. Aggiornamento. Sapore stupendo. Sì, figo. E anche il tuo tantamen, che possiamo fare un paragone, dato che ne abbiamo provati altri, comunque si staglia molto bene in classifica. In ogni caso in Italia c'è difficile, solo da Masa. Solo da Masa c'è un tantamen così.